Amici telespettatori, ben ritrovati per il nostro appuntamento settimanale con Trentino Chiama Europa. Proseguiamo il nostro viaggio che ci sta portando a conoscere i fondi strutturali europei, occupandoci dei contributi destinati al settore della scienza. Tre sono i laboratori che il FESR ha finanziato in Trentino presso altrettante importanti istituzioni: il CIBIO dell'Università di Trento, la Fondazione Bruno Kessler e la Fondazione Edmund Mach. Il Centro di Biologia Integrata, il CIBIO, è il progetto dell'Università di Trento e della Provincia Autonoma di Trento nell'area delle biotecnologie per la salute umana. Il CIBIO promuove la fusione della biologia cellulare e molecolare classica con i nuovi potenti strumenti della biologia dei sistemi e la biologia sintetica, con un approccio altamente interdisciplinare ed integrato ad elevate competenze in chimica, fisica, informatica, matematica ed ingegneria. Come i fondi FESR sono stati utilizzati dal CIBIO? Direi che sono stati essenziali. Il nostro lavoro è un lavoro in cui occorrono apparecchiature ad altissima tecnologia e il tasso di invecchiamento di queste apparecchiature purtroppo è sempre più rapido. Per cui l'unico modo che abbiamo per rimanere competitivi a livello mondiale è quello di disporre di macchine purtroppo sempre nuove, più sofisticate e più performanti. Abbiamo acquistato una serie di apparecchiature di nuova concezione, di nuova generazione. In particolare posso citare quelle macchine che ci permettono di studiare singole cellule in modo isolato l'una dall'altra, che è una cosa nuova e importante nel nostro settore di indagine, che pensiamo sarà determinante nell'aiutarci a scoprire le cause di molte patologie. Anche la Fondazione Bruno Kessler ha beneficiato dei fondi FESR. Per quale utilizzo? In FBK i fondi FESR hanno dato la possibilità di allestire un nuovo laboratorio integrabile nell'attuale delle microlavorazioni della microtecnologia del silicio, specializzato sulle tecnologie nano, quindi andiamo a fare a definire strutture molto più piccole di quanto possiamo fare oggi sul silicio, aprendo tutto il mondo delle nanotecnologie. Una da tipica applicazione di cui oggi si sta parlando per esempio è tutta la quantum technology, quindi la nuova frontiera della tecnologia che permetterà computer molto più veloci e potenti. La possibilità di lavorare a livello nanometrico ci è consentita da queste macchine che abbiamo acquistato. Alcune di queste sono le prime installate al mondo, per cui ci pongono già ad un livello internazionale rilevante come punto di partenza, e andremo a realizzare dei nanochip che avranno delle capacità funzionali tutte da esplorare e sicuramente più performanti di quelle attuali. Complessivamente il FESR ha assegnato ai tre laboratori trentini quasi 20 milioni di euro. Tra gli assegnatari anche la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, attraverso un progetto che rappresenta una delle più importanti infrastrutture bioeconomiche del Trentino, a supporto dei settori alimentare, agrozootecnico e ambientale.